Ve lo chiedo perché il vostro modo di partecipare quando noi siamo da questa parte a parlare, un grande applauso alle prime figlie che sono qui in fronte a me, ma anche a voi stessi, che tanti di voi veramente sono amici della cultura siciliana e della cultura in genere. Poi un ringraziamento subito in apertura, io voglio farlo a Marcello, cioè che gentilmente in fondo, ecco, facciamo il nostro saluto. Che gentilmente e squisitamente ospita le nostre iniziative e noi lo sentiamo parte integrante della nostra associazione ed anche del lavoro che appunto svolgiamo tutti i giorni per salvaguardare la ricchezza culturale della nostra serata. E adesso entriamo nel vivo della serata. Sento anche un bel cellulare che sollevo nel sostegno, no? Al ritmo della serata. Dicevo, quello che avete appena visto è un filmato che risale al 1996 ed è l'anno di nascita del Centro Studi di Tradizioni Popolari Turidubella. Era il 15 maggio, la sala Monsignor Gentile,
dove appunto si è tenuta la presentazione del nascente centro in contemporanea, in concomitanza con il quinto trofeo di poesia popolare siciliana Turiddu Bella. In quell'occasione, oltre ovviamente alla premiazione dei vincitori, vi ricordo che quest'anno compie 26 anni il premio. Maria, qua davanti, la nostra presidente, 26 anni compie il premio quest'anno. 25? Vabbè, noi abbiamo fatto un augurio. No, l'anno prossimo, ovviamente quello di quest'anno è già passato, quindi ne farà 26. Allora, stavo dicendo, è intervenuto il complesso di Mario Rizzo di Messina, che ha proposto, quello che avete sentito, un testo del professore Cavarra, Fata Sciumi, storia della Sicilia vista dal popolo, di cui avete visto la clip. Quindi facciamo un grande applauso anche alla storia, all'inizio della storia del centro. Come dicevo, tanti amici, un po' meno nel mondo della politica. Tuttavia, questo perché l'associazione è apolitica, quindi il suo interesse è sempre stato quello di divulgare e di custodire la cultura. Tuttavia, qualcuno degli esponenti del mondo politico è stato vicino al centro. Noi questa sera vogliamo ricordarne alcuni. Tico Guardeci, Fabio Granata, Bruno Marziano, Pippo Locuzio, Raffaele Gentile, Arrino Piscitello, a Catania, dove sono state fatte 3 manifestazioni, l'onorevole Musumeci e il dottor Angelo Cavallaro, che allora era dalla PT di Catania. Ma un grande amico del nostro, cioè ex, del nostro centro studi, lo abbiamo qua presente ed è sempre veramente con noi, e questo lo ringraziamo. Non manca mai gli appuntamenti importanti nel centro, ed è l'onorevole Gigi Ortisi. Un grande applauso, lo chiamo qui. Però voglio ricordare qualcosa di quello che ha fatto nel corso della sua vita. L'onorevole Ortisi è laureato in lettere classiche, è un professore, me lo ricordo benissimo io, del grande liceo classico Gargallo di Siracusa, esperto di cultura, valente grecista. È stato sindaco di Floridia per 2 mandati consecutivi, 3 volte deputato regionale, fondatore del movimento Primavera Floridiana ed è stato per 5 anni presidente del CIAPI di Priolo Gargallo. Ha fatto parte della commissione del REI, questo penso che è quello più importante per lui e anche per noi, e grazie proprio al suo parere favorevole il nostro centro è stato appunto ammesso all'iscrizione al registro delle eredità immanenti, se non ricordo, immateriali, ed è stato appunto iscritto nel 2013. E adesso, dopo tutte queste parole, noi vogliamo ascoltare la sua parola. Onorevole, qui al centro. Ancora meglio. Intanto sono tutti in giubile. Onorevole, mi diceva, fatti chiamare Legittimo, ma se proprio vuoi un titolo, Orazio, se proprio vuoi un titolo, fatti chiamare il professore, che sindaco, deputato, presidente, o potrebbe andare a dire uno, che non tutto io, professore invece, grazie al beneficio nostro, della tua, un po' così, al tuo impegno, ci ha dato e non tutto e io sì, professore di e anche nelle altre attività. Va bene, io non voglio tediarvi, devo dire che anziché parlare dell'iscrizione, vorrei approfittare 2 minuti per parlare di futuro. Esiste una legge, ne parlavamo, Luca, non pensare che mi hai scontato che ti ho promesso di parlare di te, ma per me quello non me ne va tutto. E ne parlavamo con l'amico Marti, con Corrado. Nacque una legge, io non ero più deputato, partecipai la 9 del 2011 in Assemblea Regionale Siciliana, che prevede l'insegnamento della cultura siciliana, per farla breve, nelle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia. Purtroppo è diventata poi ipotesi di materia extracurriculare. Ora, siccome chiunque vinga o no, o sì, in ogni caso, domani, in ogni caso noi siamo regione a statuto speciale, quindi non cambia niente da questo punto di vista, la pubblica istruzione non è materia concorrente
legislativamente, per cui ce la dobbiamo sbrigare con lo Stato, ma è materia di esclusiva pertinenza dell'Assemblea regionale. Una forma di pressione che parte dal Turi Giubbella, ecco perché approfitto per essere operativo, e dal Turi Giubbella dovrebbe fare in modo, anche con un emendamento, che questa materia diventi curriculare, perché molto spesso non ci si rende conto, l'ho detto mille volte, non mi stancherò mai di dirlo, è una mia mission questa. Noi costringiamo i ragazzi a studiare elementari, medie e liceo, a studiare tutti i massacratori del mondo. Fateci caso, se non è ammazzato 100.000 in un libro di storia non c'è. C'è Napoleone, Hitler, tutti, ma nessuno fa studiare di storia dei Dumbledore, la storia dei comportamenti, di cui parlano i francesi soprattutto. La loro rivista Le Sannate, io ce l'ho, sono abbonato, ma in Italia non è prodotta. Perché il mondo accademico la ripudia, perché insegna la storia dei nostri nonni, la storia del mutamento dei comportamenti, che è diversa dalla storia dei massacri. È importante, per carità, ma entrambe possono essere complementari. E allora io mi immagino, sogno, che domani si possa da noi, a certi concentrici, le parlavamo poco fa, insegnare ai carusi a scuola elementare che già può capire che siamo noi. I carusi diventano super laureati e non sanno chi siamo. Una volta, non so se c'è qualcuno che forse lei non era alunna mia, forse ha partecipato, spiegando Turi Giuliano, in quel periodo, la mattina, secondo i libri di storia e secondo quello che è, sentì io l'esigenza il pomeriggio di portare Ciccio Senzino, operaio, io un buttaio di magari, Antonio Riscita, da Lapa, a farlo già solo per gatto, e ci erano tutti i carusi. E lui diede la versione siciliana, figlio, zumio, la sorte, che era una versione complementare, che per tanto tempo è stata la vulgata che più ha affascinato di lui, ho letto io, su Etnos, 2004-2006, una bellissima relazione sul pubblico del Cantastoria, non sul Cantastoria, sul pubblico del Cantastoria, affascinante come è corretto quanto l'altro. Bene, io mi sono formato e penso di essere diventato quello che sono diventato, non solo perché mi sono laureato dignitosamente, ma perché ho frequentato questi ambienti, ho frequentato Luca Morelli, che operava a Floridia, è stato mio maestro, ed era un idolo per noi, perché Chito che io apparecchiava o Giovedì Santo o Gamma, ancora è nel mito, Chito faceva teatro, e noi ci vicini di Caccio, Mambarari, ecco. Voglio dire, se noi, approfittando di questa sera e cominciando questa sera, ci organizziamo per una petizione e la spediamo ai deputati di tutti i colori, perché davvero, accanto, non al posto, accanto alla storia, all'istruzione diplomatica militare, alla storia diplomatico-militare, la storia dei libri, si insegni la nostra cultura per la quale noi stiamo perdendo l'identità, che lo sento non ce n'è, non c'è niente, ma a dire peggio, che mi ha detto venuto. Ma se poi andate dai ventenni in giù, tu. Ora l'ho detto, non mi stancherò di dirlo mai, ho finito, non mi apprecando, non mi preoccupare, peccando, poi ecco, e noi non, la guerra non l'abbiamo persa nel 45, l'abbiamo persa dopo, perché ora un ragazzo, di anche inglese lo sa pronunciare benissimo, ma Dio l'ha perso, e quando si perdono i fonemi di una lingua, state attenti, è un segnale che si sta perdendo la civiltà, accade così col vowel di gamma indoeuropeo che si scisse e diventò culturale o labiale, ma la pronuncia si perse, piano piano si perse la civiltà indoeuropea, per cui da stasera, se ha un senso la mia presenza, non è il sogno vero, ma se ha un senso, che mi sto rubando, trasformiamole in attività, cominciamo da qui più bella che se l'ha in testa, qualcosa per la quale poi gireremo la Sicilia, ho tanti amici in Sicilia,
mi rende felice anche questa intrapresa, per cui riusciamo a far diventare la cultura siciliana non solo retorica bella, non solo, ma carne viva dei nostri figli, dei nostri nipoti, perché è un luogo comune, ma vale la pena concludere con il luogo comune. Chi non ha passato non ha futuro. E poi mi accorgete tutti ormai che non si parla siciliano, ma c'è un'invenzione di nome italiano. No, sono tutti nomi inglesi, che noi stiamo perdendo tutto. E i segnali più gravi della perdita, non solo il PIL, sapete, il prodotto interno lordo, è il PIL, la felicità interno lordo. E la felicità ce la dà la possibilità di chiacchierare ancora. Io vado a vedere, parlo con Mananna, ce l'ho, perché ho una sola sua casa, guarda l'aio! E questo è quello che mi ha dato nella vita più forza di tutti i libri che ho letto. Permettere ai figli e ai nipoti di riprendere e di riprendersi questa storia. Questa è una mission che fa diventare una bella serata, una bellissima serata di prospettiva. Grazie, Martini, c'è la decisione. Dico che dal quale avevo cibo e scorreva il filigrafo naturale. Si è introdotto da solo. Salvatore Di Pietro. Questa ragazza non si è presentata, questa ragazza è Dominella Santoro ed è bella, brava, sa cantare e la settimana scorsa ha avuto il premio Paladino, è vero, ma con noi, è stato con noi, fatti vedere altro, dai, facciamo il piacere di vedere. È la figlia che avremmo voluto tutti, io e mia moglie abbiamo avuto dei figli maschi e la femminuccia femmina non l'abbiamo, ve lo permetto di dire, insomma, per i miei capelli bianchi che ho io e Corrado, che mi ha ricordato che forse abbiamo una radice comune, perché quando noi ero insieme avevamo cosa che raddomandano, ma siete parenti con loro e abbiamo una radice comune. Veniamo a bomba al nostro programma di questa sera. Siracusa ha un rapporto privilegiato col mare, certamente, isola dell'isola. Molti canti, molte delle tradizioni popolari siracusane sono ispirate al mare. Io l'altro giorno avevo un gruppo di amici che sono venuti da Modica e hanno voluto vedere, dicevo, guardate, non ci faccia vedere i monumenti, non ci faccia vedere le cose che si trovano scritte adesso anche su internet, non ci faccia vedere questo, ci faccia vedere l'humus popolare di Siracusa. Io le ho portate, sapete dove? Alla Graziella. La Graziella è il quartiere dei pescatori. Io me lo ricordo fino agli inizi degli anni 50, era lì che c'erano praticamente tutti i pescatori, tutti i cognomi che ricordiamo, i Bandiera, i Bordato, eccetera, che poi naturalmente si riconoscevano la Anciuria, perché erano comunque Lusedro, quelli li conosco tutti, ho conosciuto io un Zunzulu Bandiera, un centenario, al quale praticamente avevano proibito in un altro momento di fumare. Ma io diceva, guarda, a 101 anni, che c'è quello che ma quando sono andato a trovarlo insieme al suo nipote, praticamente visto che era con Carlo Noletto, con la famosa pipa, quella col bruciatore di terracotta, appoggiata al comodino perché i denti non la reggevano più, che fumava. 102 anni, poi è morto dopo qualche anno. Per dire come quel quartiere fosse proprio il quartiere dei pescatori, quartiere dei pescatori. E collegato con questo quartiere c'è tutta quella umanità che si muoveva intorno a questa attività della pesca. Praticamente mi viene di ricordare che cosa? Che tutta quella zona che parte da Faccia Sperata fino a ora c'è il parcheggio Talete, quello era un talio, il cosiddetto talio, cioè un luogo dove le, quando c'era la levantata praticamente a Siracusa, una delle quali c'è stata circa un mese fa,
ed è salita della spuma bianca sulla strada. Io ci sono passato in mezzo e ho dovuto portare la macchina subito all'avanti perché era spuma salina. Era. Praticamente quando arriva sta levantata è una cosa che fa paura, il mare che arriva, eccetera. E allora voi pensate queste donne, per esempio, che avevano i loro figli, i loro mariti, il loro amante in mezzo al mare. Signoruzzo mio, facete un buon tempo, caio un amante mio in mezzo al mare. Cioè praticamente questa è un brano, è una canzone che nasce, facce disperate. Di speranza. Però io comincio, e io mi immagino queste donne, una scena diciamo vergara del tipo di Malavoglia, con queste donne con lo scialle nero che guardavano il mare quando c'era questo mare grosso, e la speranza era quello di vedere la vela della barca del figlio del marito. E queste vele, sapete, avevano dei colori diversi per distinguersi l'uno dall'altro. A volte, anche se il colore assomigliava un poco, c'erano le toppe delle vele, me le ricordo, perché queste vele con l'uso si consumavano, erano tutte lise, eccetera, avevano degli squarci, e allora loro, queste donne, riconoscevano da lontano il loro uomo, eccetera, dalla vela, e quindi si rasserenavano un po' quando li vedevano rientrare con questo mare grosso, eccetera. Quindi c'è tantissima parte delle musiche popolari, oppure quando si paragonava l'innamorata al mare, sì, come l'unnaro mare, la purità vedi e va, guardate come bello, come poeta, ispirata al mare. Quindi ispirata al mare, stasera mi pare che è stato predisposto un filmato che è di canti del mare, fatto dalla gloriosissima Cori di Valdanamo, che ha una lunghissima tradizione, e nella edizione più recente è portata avanti da Antonino da Buonasera, è portata avanti, e credo che ci siano due brani che sono stati cantati in quell'occasione, che è stata appunto questa manifestazione Mare Nostro. Quindi ascoltiamo, io ne metto qua perché la voglio sentire con grazie.
Grazie.